Credo che la sintesi della mia architettura sia la luce, la materia e non i materiali, il contesto e il radicamento. La mia filosofia progettuale o il mio approccio progettuale è un approccio di ascolto, un ascolto timido ma curioso che mi permette di assorbire dall'intorno e da quello che mi sta davanti agli occhi. Il sito, i luoghi, la contestualizzazione sono elementi fondamentali per me, per il progetto. Sono la base, la griglia da cui io parto per il mio progetto. Credo che l'osservazione del sito, del luogo, la contestualizzazione siano fondamentali per il progetto. In questo caso, lavorando sul territorio da molti anni, ho cercato da sempre un luogo per potermi costruire una casa o in uno spazio immerso nella natura. E quindi lavorando, conoscendo gente, amici e altro, poi sono riuscito a trovare questo luogo assolutamente unico, immerso nel verde, nei boschi, dove c'era questa struttura, che era una struttura agricola, ad uso agricolo, e in parte è stato utilizzato anche in alcuni anni come abitazione, totalmente diroccata, che io poi ho immaginato di recuperare creandogli un'aggiunta, un'estensione di questo volume. È stata un'operazione non facile, perché quando l'ho trovata era completamente immerso nei rovi, era una grande giungla e il fabbricato quasi non si vedeva. Assolutamente più difficile. Progettare per sé è molto più difficile che progettare per gli altri, perché progettare per gli altri si ha uno sguardo pulito, astratto, razionale. Invece progettare per sé diventa un tumulto di emozioni, un tumulto di soluzioni, un tumulto di possibilità che vengono messe in scena, che sia nella testa. Non è stato facile, ma è stato anche un grande esercizio per me, perché mi ha aiutato a sviluppare e a conoscermi ancora meglio e mettermi alla prova su certi tipi di soluzioni che ho solamente in questo caso ho potuto progettare e sperimentare su me stesso. La scelta principale è stata quella di utilizzare materiali locali, in particolare legno locale. Legno che mi ha fornito un abbattitore amico qui del posto, e poi insieme a una segheria anche qui del posto l'abbiamo ragionata e sviluppata e tagliata, e quindi sono andato proprio nel bosco a scegliermi il legno e poi l'abbiamo scelto che tipo di trattamento fare, e quindi di lì in avanti abbiamo scelto proprio il legno come materiale. Per quanto riguarda il restauro del fabbricato esistente, del piccolo volume esistente, ho deciso per un restauro di tipo filologico, integrale, lasciando esattamente così come l'ho trovato, come me l'ha lasciato il tempo, questo volume. E quindi con gli intonaci, le colature dell'acqua, dell'umido, le crepe, semplicemente consolidandolo, bloccandolo, evitando di avere dei problemi strutturali e andando a recuperare in questo caso anche parte dei legnami, delle travature, dei tavolami dallo smantellamento di baite che ho qui intorno a me, per mantenere questo gioco di contrasto tra l'esistente, il più lasciato naturale, originale possibile, e invece questa contemporaneità molto, molto semplice, lineare, con forme e materiali completamente diversi. E ho voluto immergermi ancora di più nel paesaggio
utilizzando questo colore scuro, questo colore nero, e quindi l'ho voluta fare tutta di vetro e scura, perché poi il paesaggio potesse entrare e uscire della mia casa. Ho voluto addossarmi alla montagna, mettermi con le spalle protetto alla montagna e avere davanti a me tutto l'est, tutto il sud e tutto il tramonto, tutto l'ovest vetrato, per poter godere dal mattino alla sera del paesaggio che è nell'intorno. Credo che sia un mestiere bellissimo, un lavoro bellissimo, non potrei farne a meno sicuramente.